innanzitutto come sta Garetto? Garetto sta bene, speriamo che rientri sabato, perché chiaramente è una grossa mancanza che abbiamo avuto oggi in campo, perché chiaramente Paolo ha in mano la squadra, ha tutto quello che deve fare per portare a casa partite comunque difficili e tese come questa, perché è una partita dove noi sentivamo molto, loro sono molto intensi, quindi noi siamo riusciti sicuramente a pareggiare l'intensità per più di tre quarti di partita, stando dominando, stando sempre avanti, facendo quello che dovevamo fare, che avevamo scelto di fare nel piano partita. Poi purtroppo alla fine alcuni episodi ci hanno condannato, sicuramente l'entrata di Negri, che l'arbitro non ha considerato fallo, lì eravamo a meno due, giocata bene, abbiamo subito un contatto molto forte, l'arbitro non fischia, andiamo di là e loro segnano da tre. Purtroppo le partite come queste, dove sono giocate molte sulla tensione, sul nervosismo, sulla voglia, sulla cattiveria, molte volte vengono poi definite dagli episodi, dai momenti. Noi, questo è un campo difficile, lo sappiamo, un campo dove loro hanno, secondo me, qualche punto di vantaggio già dal pubblico, che comunque condiziona molto, che fa sentire molto la partita, fa sentire la casa. Questa è una cosa da cui, secondo me, noi diretti dovremmo anche imparare ad averlo anche noi in casa nostra, un pubblico così che possa darci. Vediamo che ormai stiamo avendo un buon seguito, speriamo che i risultati continuino ad arrivare. Sono convinto che, insomma, questo è un incidente di percorso. Se Paolo avesse potuto essere con noi, secondo me questa partita l'avremmo potuta portare a casa, non dico agevolmente, però l'avremmo potuta portare a casa, perché comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano dato dentro, anzi probabilmente qualcuno di loro ha voluto andare anche al di più di quello che voleva fare, proprio perché sentendo la mancanza, che è una mancanza che, ripeto, abbiamo sentito tutti, io per primo, Luca, tutto lo staff, anche perché purtroppo Paolo manca dal 2, quindi abbiamo fatto tutta settimana senza, adesso speriamo che sabato sia con noi. Questo è fondamentale. Ma niente di demerito, perché in fin dei conti ve la siete giocata fino a 2 minuti dalla fine, sono stati sì, 2 minuti finali un po' così. Brutto il fatto che poi a un certo punto, quando siamo stati condannati, ripeto, probabilmente da quell'episodio, ma probabilmente anche prima avremmo avuto dei momenti per poter andare via e non siamo riusciti ad andare via, perché loro sono stati bravi a bloccarci, a gestirci, a farsi sentire col fisico, a darci addosso, ad avere sempre le mani addosso, quindi questo noi l'abbiamo subito probabilmente nel momento in cui stavamo tentando di andare via, e avessimo fatto un piccolo break probabilmente avremmo avuto un piccolo tesoretto da gestire negli ultimi 2 minuti, cosa che invece non abbiamo avuto. Brutto è una cosa su cui parleremo sicuramente, è all'ultimo che abbiamo mollato, al posto di perdere di 4, di 5, purtroppo siamo andati a perdere di 10. Ripeto, anche lì è una cosa che purtroppo nel basket ci sta, perché ci sono equilibri nella squadra, questi equilibri oggi sono venuti ovviamente a mancare e come tale purtroppo queste cose capitano. Poi ripeto, siamo stati anche, non dico sfortunati, ma che mancasse Paolo proprio questa partita, partita ad Esio, dove loro hanno già dimostrato di essere in gamba. Non è quello. Ultima domanda, se proprio c'è da rilevare una pecca, è un po' la marcatura su Motta, che nell'ultimo quarto ha fatto 4 da 3, sì. È quello che in fin dei conti li ha tenuti in piedi. È quello che li ha tenuti in piedi, ma lì non me la sento di dare colpa ai ragazzi su questo, perché i ragazzi comunque stavano mettendo in pratica quello che abbiamo fatto come scelta di piano partita. Purtroppo anche lì, sa, molte volte loro facevano questi doppi blocchi tandem a uscire, che un pochettino si muovevano e chiaramente facciamo fatica ad uscire. Abbiamo provato a cambiare in corso di partita, però comunque questo non ci ha dato frutto, perché comunque non era. Loro avevano tirato molto male nei primi 2 quarti, si sono ripresi nel terzo e quarto quarto. Purtroppo i ragazzi arrivavano sempre con la mano in faccia, arrivavano, solo che loro riuscivano ad arrivare coi piedi dove volevano, e questo è stato il problema. Poi abbiamo messo alcuni tiri che hanno fatto papam e sono usciti. Non so, purtroppo fa parte. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano, sono stati bravi, hanno lavorato. Ripeto, l'unica pecca che possiamo guardarci noi è che non dovremmo mollare gli ultimi 30 secondi. Questo non è il nostro carattere, non è il carattere che vogliamo, e su questo dovremo lavorare. Sono sicuro che riusciremo a recuperare e essere in gamba. Bocca al lupo, coach, ci rivediamo sabato. Grazie.